L'antica pieve di Sant'Ippolito della Corte d'Elsa non esiste più. Sorgeva qui, sulla strada che da Via del Vallone porta in località Renai, a un miglio di distanza dal castello di Timignano, l'antica Castel Fiorentino. Sulle sue millenarie fondamenta è stata costruita nel XVII secolo la cappella oggi conosciuta come Pieve Vecchia. Quella chiesa, così ricca di storia, si presenta oggi come un semplice oratorio settecentesco a navata unica e copertura a capanna. Dell'antica costruzione, risalente pare al X secolo, resta come unica traccia una pietra del basamento scolpita con decori a intreccio di stile alto medievale. Originariamente l'edificio era molto più grande, aveva 3 navate, 3 altari e un possente campanile a torre ed era collegato con un corridoio sotterraneo alla canonica. La prima testimonianza documentaria risale per certo al novembre 1036, quando la pieve venne concessa da Papa Benedetto IX ai canonici della Cattedrale di Firenze. Da allora la pieve ricoprì un ruolo di grande importanza nella zona. Fu dichiarata collegiata nel 1059 da Papa Nicolò II, già vescovo di Firenze, con bolla datata 11 dicembre, e fu poi consacrata nel 1136 alla presenza di Innocenzo II, il 7 agosto, giorno di San Sisto. Del XII secolo l'edificio fu abbandonato dai canonici che preferirono trasferirsi in un luogo più sicuro e popolato all'interno delle mura di Castel Fiorentino. Così il titolo di Sant'Ippolito fu trasferito alla vicina e attuale pieve dei Sant'Ippolito e Biagio, la quale ereditò anche tutti i diritti un tempo spettanti alla Pieve Vecchia. Secoli dopo, nel 1672, la Pieve Vecchia venne ispezionata dal visitatore apostolico, che la trovò in pessimo stato, tanto che il cardinale Nerli fece togliere la pietra sacra dalla mensa dell'altare e poco dopo il pievano Pesci fece demolire l'intero edificio. La cappellina, che oggi appartiene a privati, fu eretta nel 1706 dal senatore fiorentino Ludovico Tempi, che la dotò di una nuova pietra consacrata, mentre all'esterno fu affissa un'incisione in pietra a memoria dell'evento. Ancora oggi, almeno una volta all'anno, la piccola campana chiama a raccolta i fedeli dei dintorni per una celebrazione eucaristica.